31,50. Non riesco a capire. Boh, mi dà un limite. Vabbè, dai, partiamo. Avevo iniziato un video, ma non lo so, il cellulare mi dice delle cose strane. Allora sono andato a guardare. Allora, sto caricando un video che ho fatto un onboard. Di solito gli onboard hanno un sacco di successo, ma comunque chi se ne frega. Ecco, chi se ne frega. Chi se ne frega. A me importa che arrivino certi messaggi. Mi importa che arrivino certi messaggi. Allora, oggi è stata una giornata. Ne ho semi parlato nel video onboard che ho fatto prima, ma forse per 20 secondi. E è stata una giornata interessante oggi. Oggi ho avuto un incontro online con dei personaggi, con i personaggi online e poi dal vivo con i miei accoli, i miei. Non voglio sminuire nessuno, non sono accoliti, sono persone con le quali ho a che fare e che gestiscono il business che abbiamo insieme, ecco, diciamo così, senza entrare nel dettaglio. Senza entrare nel dettaglio. Però, io non lo so, per me ogni occasione è buona per fare riflessioni È un mondo veramente di merda questo. Veramente, bisogna essere veramente dei leoni. Non che io mi consideri tale, io mi considero più un lupo che un leone, ecco, diciamo così. Mi considero più un lupo che un leone. Il leone lo puoi anche addomesticare, il lupo non lo puoi addomesticare. Non c'è un cazzo da fare. E se lo addomestichi non è più un lupo, ma diventa un cane, ecco. Ne ho già fatto altri video, credo. Di cosa vi parlo? Cosa sarà il cuore, il core di questo video? È difficile. Qualche volta è difficile. Qualche volta è difficile, sì. Alla fine dobbiamo avere a che fare con il cavolo di mondo, no? Con personaggi. Stasera ho rivisto dei video che ho fatto in cui parlavo di leadership. Se avete voglia andateli a riguardare. Sono dei buoni video, eh. Secondo me sono dei buoni video. Buoni, sì, sono molto buoni. Magari, sì, magari. Sono passati un po' in sordina, sono di un paio di mesi fa, però quella sulla leadership è potente, è potente quel video lì. Poi, insomma, possiamo parlare di tante cose, no? Io non parlo di cose, non parlo di cose per attirare l'attenzione. Poi se qualcuno viene qua, vede e gli interessa, io sono contento. Magari poi se mi dà il suo un contributo, impariamo qualcosa, no? Insieme. Io sono sempre aperto al confronto. Sempre aperto al confronto sono, sempre. Tendenzialmente rimango della mia idea, però lascio sempre aperta la porta, sempre la lascio aperta e non cedo facilmente all'arroganza e alla vanità, ecco, diciamo così. Forse c'è un caratteraccio del cazzo, però come che diceva, ogni uomo dovrebbe conoscere i suoi limiti. I film di Clint Eastwood, l'ispettore Callaghan.
Ecco, io non sono l'ispettore Callaghan, però forse gli somiglia un po', eh. Io non ho mai ammazzato nessuno, però ecco, diciamo che mi sento molto affine a quel personaggio lì, eh. È molto sulla sua idea è incorruttibile. Come mi sento io? Allora, 5 minuti e 35, non lo farò molto lungo, dai. Quelli che ogni tanto vengono qua a seguirmi, non siete tanti, però io vi apprezzo, perché comunque, oh, io in questi video qua, voglio dire, ci metto il cuore, oh, ci metto il cuore. Però dico quello che penso. Io dico quello che penso. A dispetto di tutto, io dico quello che penso. E quindi se qualcuno viene qua e magari guarda i miei video, vuol dire che comunque mi dà la sua attenzione, no? Mi dà la sua attenzione, quindi per me è importante. Ma veramente importante. E non ha importanza se siete 1.000, 10.000 o 5, non mi importa, perché non è la quantità, non è la quantità, è la qualità. Se mi date un contributo, se mi date un contributo, io sono contento. Se mi dite, Paolo, ma che cazzo stai dicendo? Che cazzo stai dicendo? Io sono contento. Perché questo è vivere, interagire. Io non puoi dire le stronzate più gigantesche del mondo, però bisogna essere aperti. Ho fatto dei video a menti chiusi, cercate, li trovate. Ambienti chiusi, gruppi chiusi, non va bene. Non va bene, non va bene questo. Bannare la gente perché ti dà addosso. Ma che cazzo me ne frega a me? Ma datemi addosso, che cazzo me ne frega? Sono anche contento, vuol dire che avete ascoltato le mie cose. Comunque, detto questo, non so se lo carico stasera sto video. Se lo carico, lo caricherò domani. Già ne ho caricato un altro e però l'altro è più svago, è più svago. Questo è un po' più, insomma, ci sono video svago e video un po' più fattivi dal mio punto di vista. Detto questo, buonanotte a tutti, ragazzi. Io vi auguro di percorrere la vostra strada serenamente e con forza. Ciao.